Salve a tutti amici di YouTube, eccomi qui con un nuovo video della serie delle Airsoft FAQ. Siamo alla terza puntata e sinceramente non sono molto contento di come stanno andando i video, però YouTube è diventato un po' una merda, cioè è sempre stata una merda, però più si va avanti più fa schifo. Quindi niente, quindi partiamo subito col terzo video, non ci perdiamo in chiacchiere e sigla. Delle associazioni e dei club. Questo è un argomento molto vasto, ci vorrebbe molto tempo per spiegarlo completamente, spiegarlo tutto. Quindi tirerò, diciamo, una linea generale di quello che sono le associazioni, i club, eccetera, eccetera. Rivolgendomi ai soft gunner che sono alle prime armi, che sono praticamente in cerca di club, che poi sono quelli che mi domandano a me come posso iniziare, dove possono iniziare, eccetera, eccetera. Allora, il consiglio che do a tutti, cioè non è il consiglio, è il passo, quello da seguire, che do a tutti è quello di cercare un club. Se siete alle prime armi, magari siete un gruppo di ragazzi, non vi conviene magari fondare subito un club, ma secondo me vi conviene prima cercare un club vicino casa. E per fare questo c'è la barra di Google, la ricerca su Google e scrivete club Soft Air e la città dove abitate a Perugia, club Soft Air Perugia, boom. Cercate e vedete tutti i club che sono a Perugia, poi ci saranno i siti internet, domanderete proprio sul sito, cercherete magari quello che il presidente di questa associazione, fate richiesta per poter partecipare magari qualche domenica con questo Pontale Club e andare a provare, così magari vi rendete pure conto che come si gioca veramente, quello che cos'è un club, e così che magari in futuro potete creare un vostro club. Diciamo che per quanto riguarda le associazioni, non sono sicuro, ma credo ce ne siano alcune per poter fondare un club. Infatti, cioè, il discorso è: fondo un club come? Vi rivolgete a un'associazione che adesso come adesso, cioè so che quella più importante, quella che viene più riconosciuta è il CESEN, e quindi no, adesso non vi spiego passo per passo come fare, perché veramente ci vuole veramente tanto, poi non so precisamente bene come si faccia, non mi sono occupato io di questo nel mio gruppo, e quindi però c'è internet, Google, fate tutte le ricerche, tutte le informazioni che vi servono le trovate su internet. Quindi niente, ecco, poi fonderete questo gruppo tramite il CESEN, che vi darà l'assicurazione, vi darà tutte queste cose che vi serviranno per poter giocare in tutta sicurezza. Vi daranno delle tesserine che vi daranno l'abilitazione a trasportare le repliche di software, perché la legge dice che se non fai parte di un'associazione, cioè, comunque non sei mai iscritto a un'associazione, comunque non fai parte di un club, non puoi trasportare repliche. Praticamente se vi beccano con un fucile in macchina e non avete il tesserino del CESEN, potreste passare dei guai. Non penso sia una multa comunque o cose del genere, non penso vi confischino la replica. Non so, non mi è mai successo, quindi non so che dirvi. Quindi ecco, soprattutto per quelli che. Questo, diciamo, un video diretto a quelli che non hanno un club e non hanno un'associazione, perché comunque quelli che hanno sia il club che l'associazione, questo video non gli serve più o meno a niente. Quindi ecco, il consiglio che do è di cercare prima un club nelle vostre vicinanze, andare a giocare, farvi ospitare, vedere precisamente come funzionano delle partite, come funziona un club, i vari ruoli che ha un componente del club. E poi scegliere se fondare un club proprio o comunque continuare a giocare iscriversi a questo club. Niente, solo questo qui era, diciamo, quello che volevo dire. Mi arrivano un sacco di domande su come, come,
entrare, come poter giocare, dove andare a giocare. Quindi niente, Google è un vostro amico, quindi vi consiglio di cercare su Google Club Softair e la città dove abitate. E poi ci uscirà una lista e il primo che vi ospita andate a giocare e vedete. Bene ragazzi, questo è tutto per questo video, abbiamo finito. Ricordate di lasciare un commento qui sotto così continuerò questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Lasciate un bel mi piace, io sono Cecco, questo era Airsoft Fuck, al prossimo video.